un'altra persona nelle mani il destino del volo 11. Ha 33 anni e l'abbiamo già incontrato. Si chiama Atta, Mohamed Atta. Alle 6:52 del mattino è arrivato all'aeroporto Logan di Boston con un volo di linea proveniente da Portland. Si dirige verso il gate per imbarcarsi sul suo volo, l'American Airlines 11, ma non è un passeggero qualunque. È il leader dei 19 dirottatori coinvolti nei 4 attentati dell'11 settembre 2001. Al momento dei controlli di routine, tra i suoi compagni nell'azione prevista, Al-Sukami e i due fratelli Al-Sheri vengono selezionati dai funzionari per un'ispezione più accurata. Hanno con sé taglierini e coltelli multiuso, ma, altro minimo dettaglio decisivo, passano senza problemi, nonostante il manuale Checkpoint Operations Guide consigli di non ammettere a bordo niente del genere. Sull'aereo i cinque vengono accolti da Betty Ong e occupano i propri posti. Alcuni in prima classe, altri in business. Tutti sappiamo come sono andate le cose nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, o almeno lo crediamo. Perché si può raccontare la stessa storia e non farne la solita storia. Io, Paolo Colombo, docente di storia all'Università Cattolica di Milano, da anni mi sono impegnato proprio a raccontare la storia in maniera diversa. E in questo podcast, che si chiama 8:46, lo faccio parlando dell'attentato suicida più famoso di sempre. Nel frattempo, al Terminal 2 dello stesso aeroporto, altri cinque uomini di Osama Bin Laden si imbarcano sul volo United Airlines 175 diretto a Los Angeles. Alle ore 8:12 decolla invece dal Dulles International Airport di Washington DC il terzo aereo che sarà dirottato, l'American Airlines 77, destinazione Los Angeles. Il quarto aereo, il volo United Airlines 93, decollerà più tardi dall'aeroporto di Newark, in direzione San Francisco. Alle 8:13 i dirottatori del volo 11, quello di Atta, si infilano una bandana rossa per riconoscersi tra loro in caso di colluttazioni con altri passeggeri ed entrano in azione dirigendosi verso la cabina di pilotaggio. Daniel Yewin, ex ufficiale delle forze armate israeliane del Mossad, casualmente seduto in prima classe a pochi metri da Atta e dai suoi uomini, si rende conto della situazione e cerca di intervenire. Uno dei terroristi però è seduto proprio alle sue spalle, estrae il taglierino e lo colpisce alla gola, uccidendolo. Altro dettaglio. È vanificata in quell'istante probabilmente l'unica possibilità di stroncare sul nascere la missione dei terroristi, che irrompono così nella cabina di pilotaggio, che a quel tempo era permesso lasciare aperta, e in pochi concitati secondi uccidono i due piloti e prendono il controllo del velivolo. Mohamed Atta si siede ai comandi, ma anche lui commette un errore. Attiva il transponder per parlare con i passeggeri e il personale di bordo. Sposta però la leva dalla parte sbagliata e si mette inconsapevolmente in contatto con la torre di controllo di Boston, sulle cui frequenze radio irrompe improvvisamente, sono le 8:24 minuti e 38 secondi, una comunicazione inquietante. Is that America 11 trying to call? Buddy. We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. Abbiamo preso alcuni aerei. State tranquilli e tutto andrà bene. Stiamo tornando all'aeroporto. Si parla cioè di più di un aereo. Ma incredibilmente l'addetto alla sicurezza di Boston trascrive «Abbiamo dirottato un aereo», nonostante la voce del terrorista sia perfettamente intelligibile. Altro errore, che limiterà fortemente le possibilità di intervento. I controllori di volo di Boston tentano di avviare una comunicazione radio con l'aereo, ma Atta si accorge del pasticcio combinato, chiude la comunicazione e inizia la discesa verso sud, in direzione New York. Anche questo episodio avrà conseguenze di lungo periodo, suggerendo di modificare le future procedure di risposta a potenziali situazioni di emergenza. Fino a quel momento, infatti, gli addetti alla sicurezza agivano solo in base a rigide procedure, che contemplavano un numero limitato di eventi più probabili,
Da quel giorno l'addestramento comprenderà anche la capacità di considerare e valutare situazioni apparentemente impossibili, come quella che un comando terroristico possa dirottare due o addirittura più aerei contemporaneamente, di fatto non contemplata prima dell'11 settembre 2001. Soltanto alle 8.32, quasi 20 minuti dopo l'inizio del dirottamento, il quartier generale della Federal Aviation Administration si rende conto della situazione incrociando le informazioni provenienti da Cleveland, in particolare la telefonata di Betty Ong. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. E quelle da Boston, l'ascolto della comunicazione di Atta. We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. Immediatamente richiede ai controllori di volo di Boston di mettersi in contatto con il volo 175 che sta volando a poca distanza dall'11. Il volo 175, decollato da 15 minuti e non ancora dirottato, conferma di vedere la coda del velivolo in lontananza e ne stima la quota di 28-29 mila piedi. Quota sospetta perché è inspiegabilmente bassa. Il centro di controllo ordina allora al volo 175 un cambio di rotta, con lo scopo di sgombrare il cielo in caso di intervento armato. Il contatto radio e le comunicazioni continuano fino alle 8.42. Alle 8.45 il codice identificativo del velivolo 175 viene cambiato sul trasponder e il contatto viene perso. In quei 4 minuti i dirottatori devono essere entrati in azione, con una procedura simile a quella usata dal comando di Atta. Nel frattempo il volo 11 continua a perdere quota finché lo sappiamo cosa succede alle 8.46-40 secondi. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. È che, l'abbiamo detto, nessuno si aspettava un attacco del genere. Nessuno ci aveva mai pensato. Beh, oddio, un precedente c'era, ma era stato tenuto accuratamente nascosto. Più di mezzo secolo prima, il 28 luglio 1945, alle 9.49, un bombardiere B-25, comandato dal colonnello William Smith, si era schiantato contro il 79° piano dell'Empire State Building, distruggendo la facciata est fino al 75° piano e provocando ben 14 vittime, compresi 3 membri dell'equipaggio. Ma si era trattato di una fatalità accidentale, probabilmente dovuta alla fittissima nebbia. L'aereo stava infatti per atterrare all'aeroporto di LaGuardia. L'accaduto fu immediatamente segretato per non suggerire ai piloti kamikaze giapponesi azioni analoghe sul territorio americano. E successivamente, ma forse soprattutto perché a quel punto, nel luglio del 45, di aerei per i kamikaze il Giappone non ne aveva praticamente più, per non rendere pubblico un evento che avrebbe potuto suscitare derisione e scherno verso le forze armate americane. Ma questo era un attacco terroristico in piena regola. Pur in tal senso però i precedenti non mancavano. Va infatti ricordato che la storia dell'attacco suicida più famoso di sempre affonda le proprie radici in un passato che ne ha in qualche modo favorito la genesi, preparandogli il terreno e amplificandone l'impatto. Il governo di Washington si era spesso scontrato nei precedenti 50 anni contro quello che veniva definito il grande nemico islamico. Si pensi ai conflitti in Medio Oriente, all'appoggio da sempre fornito ad Israele o più recentemente alla prima guerra del Golfo. Eppure, nonostante questo, solo negli anni 90 si è assistito a un vero e proprio cambio strategico da parte delle reti terroristiche internazionali, che si sono orientate a colpire il nemico là dove fa più male, attraverso azioni mirate contro civili, simboli e istituzioni. L'attentato nel parcheggio sotterraneo proprio del World Trade Center nel 1993, quello alle ambasciate americane in Tanzania e Kenya nel 1998 e quello compiuto nel 2000 contro la nave militare USS Cole nei pressi del porto di Aden nello Yemen meridionale sono state, per la loro natura altamente simbolica, le più dure rappresentazioni di quel tragico cambio di passo.
Ma se parliamo di simboli, niente a che vedere con quello che accade l'11 settembre 2001, quando Osama Bin Laden mette drammaticamente, ma molto, molto lucidamente a fuoco, che lo scopo di un attentato è quello di colpire i punti di forza del nemico, non le sue debolezze. Solo così il risultato sarà davvero travolgente. Il termine simbolo deriva dall'unione del prefisso sim, insieme, con il verbo greco ballo, metto, pongo, da cui mettere insieme, unire. In origine i simboli erano le cosiddette tessere ospitali, cioè anelli o tavolette, di solito di terracotta, che venivano spezzate a metà da due parti a conclusione di un'alleanza. Il preciso combaciare dei due pezzi, anche molto tempo dopo, dice Platone nel Simposio, era la prova dell'esistenza e della validità dell'accordo. Non a caso il contrario di simbolo, dal greco dia, ballo, è il termine che ha dato origine alla nostra parola diavolo, colui che divide. L'attentato del 2001 è dunque diabolico, letteralmente. Vuole spezzare il simbolo dell'unione e della condivisione, distruggendo di conseguenza molte delle certezze con cui convivevano fieramente i cittadini americani. Non è chiaro? Forse dobbiamo capire di cosa erano simbolo le Torri Gemelle. Cuore pulsante della finanza internazionale nel centro di New York, il World Trade Center nasce per essere l'incarnazione architettonica dello spirito americano. Il complesso ospitava 7 edifici, non solo le due torri nord e sud, e fu costruito dal 1964 al 1973, quando il 4 aprile furono inaugurate nello specifico le due torri. 110 piani ciascuna, 415 metri di altezza, i fabbricati più alti del mondo, prima di essere superate, neppure 3 mesi dopo, dalla Sears Tower di Chicago. Il loro primato, così come la loro stessa esistenza, non durò dunque così a lungo come ci si aspettava. «8.46» è un podcast di Paolo Colombo prodotto da Cora Media. È scritto da Paolo Colombo e Davide Antonelli ed è un progetto di storia e narrazione. Cura editoriale di Francesca Milano. Post-produzione di Stefano Tumiati. Producer Matteo Perkins. Assistente alle ricerche Francesca Bruzzese. Fonico di studio Federico Slaviero.